ma è oggi il suo compleanno. Ah, sì. Il 20 febbraio 1906. Sette. E il 20 febbraio l'avevamo incontrata di 3 anni fa per i suoi 107 anni, giorno in cui l'aveva ricevuta anche Papa Francesco alla messa del mattino. E questa è una delle ultime interviste che aveva concesso con quello sguardo vivido, la voglia di raccontare addio a Suor Candida Bellotti, scomparsa ieri a 110 anni, la suora con l'età da record, la più anziana del mondo. Quanti papi si ricorda lei, Suor Candida? Quanti papi? Il numero adesso devo contarlo. Allora, Pio X. Camigliana, una vita tra i malati, aveva conosciuto 10 papi, eppure teologicamente irreprensibile, non cedeva alla tentazione di esprimere una preferenza. Quale papa ricorda con più piacere? Per me il papa è il papa. Non lo discuto. È il papa. Qualunque papa lo fa Dio e deve essere amato da Papa. I funerali domani pomeriggio a Lucca, quando l'avevamo incontrata ci aveva consegnato una preghiera semplice che aveva inventato lei da recitare a memoria ogni giorno, sottolinea l'amore incondizionato di Dio, ci ama così come siamo, spiegava Suor Candida. Ti lodo perché ti devo lodare, ti adoro perché tu sei il Dio adorabile, l'unica cosa che si deve adorare, e ti ringrazio per il tuo amore e la tua misericordia. Mi perdoni, mi accetti, mi abbracci, mi porterai domani lassù. Ecco, ti lodo, ti adoro, ti ringrazio per il tuo amore e la tua misericordia.